Ogni specie che ci circonda difende il proprio futuro, i propri figli. Perché noi dovremmo rinunciare a questo? La vera grande sfida dei prossimi anni in Italia sarà quella di portare città che sono sostanzialmente minerali ad accogliere la natura vivente al loro interno, e questi percorsi della biodiversità saranno percorsi anche di forestazione. Quello che ho notato e che è molto bello del progetto è l'idea di connettività, no? Di connettività, sì. Cioè, questi luoghi vanno protetti, vanno espansi ovviamente, ma non basta ancora, l'idea di collegare gli uni con gli altri. Questo ha un effetto moltiplicativo. Noi dobbiamo capire che gli interessi della natura sono i nostri interessi. Questo è il passaggio stretto, secondo me, evolutivo che abbiamo davanti.